Vuoi rinnovare il tuo ufficio? Affidati ad un'azienda leader da oltre 20 anni. Laser Ufficio. Servizi ed arredamenti per l'ufficio. Specializzata nella tecnologia digitale e noleggio. Multifunzioni, fotocopiatrici, stampanti, PC, notebook. Rappresentando il fornitore diretto ed il principale partner per piccole, grandi e medie aziende del territorio. Laser Ufficio. Via Cupa Madonna di Varano 8. Recanati. Finisce con una goleada al Mancini tra Alma, Juventus, Fano e Recanatese. Dopo un avvio, i primi tre minuti incoraggianti per i leopardiani, è soltanto un monologo granata che dopo il vantaggio di Andrea Sivilla al quinto domina in lungo e in largo con una Recanatese che non si riprenderà più. Nel Fano non c'è torta, ne avrà per un mese il debutto di Andrea May insieme a Gucci, sicuramente il migliore in campo dei suoi. Subito la cronaca, il gol al quinto minuto con Sivilla. Tutto molto bello, Favo fa partire l'azione, palla che arriva a Gucci che dal fondo mette le ali ai piedi di Sivilla, il tap-in è vincente e per Verdicchio non c'è nulla da fare, insiste l'Alma al settimo, Sivilla, la parata di Verdicchio sul primo palo, bello il colpo di testa dell'attaccante di Guglionesi, ancora Fano che domina in lungo e largo, quindicesimo, Gucci in area, non agganciava, un suggerimento dalle retrovie, e ancora Fano al diciottesimo con Bartolini, ancora positivo il classe 97 di Ancona, il tiro di sinistro da posizione invidiabile, ci vuole coraggio e il 97 ex Cesena e Sampdoria ne ha da vendere, ventesimo, partita spaccata e morta definitivamente, lungo lancio verso Gucci che supera Verdicchio che al quale non rimane che atterrare l'attaccante di Bagno Aripoli, ammonizione per Verdicchio e Sivilla che spiazza il portierino. Giallo-rosso 2-0 e gara in ghiaccio, 25esimo, l'area canadese non c'è, Favo di giustezza sfiora il 3-0, 33esimo, ancora Sivilla in campo aperto da sinistra con Gucci libero, si incolosisce della situazione e calcia a lato di poco, 34esimo break giallo-rosso con Miani, partito comunque in con un fallo non rilevato dall'arbitro, scalda le mani a Ginestra che si salva in corner, quindi al 35esimo D'Angelo su l'unico svarione della difesa granata in 90 minuti, calcia incredibilmente alto, un rigore in movimento dall'area, dalla verge dell'area piccola, 39esimo il 3-0 per l'Alma, lo sigla Gucci con il tap-in vincente sotto misura, esultanza anche per lui sotto la curva, anche oggi piena di calore e colore, e nel secondo tempo anche la gradinata, il 4-0 arrivava al 44esimo, era Favo autore di un'ottima prestazione imbeccato da Sivilla che quindi dopo i due gol si inventa anche assist man, nel secondo tempo era veramente pura accademia con Agostinelli che ci provava in apertura alla seconda, l'ultimo e l'unico forse ad arrendersi, era un'ovazione al 13esimo per Sivilla, entrerà Chiacchiarelli che sfiorerà per ben due volte il bersaglio grosso, l'area canadese è tutta in un tiro di D'Angelo, palla alta sopra la traversa, 29esimo, ovazione anche per Marconi, entrava il 97 Camilloni, 34esimo usciva Miani, nessuno si è accorto della sua presenza, e al 36esimo dopo che Mariani aveva fatto le prove generali per il 4-1, era invece il 5-0 a materializzarsi, ancora una volta con lui, il Re Leone, il migliore in campo, Nicolo Gucci, e la manita era servita, usciva Borrelli e anche il presidente Gabellini, come tutto lo stadio applaudiva, entrava Sassaroli, c'era il tempo per il lob finale, 39esimo di Chiacchiarelli a lato di poco e il tiro di sinistro di Camilloni, classe 97 che sfiorava il gol, davvero tutto molto semplice per la Recanatese, salita al Mancini con un atteggiamento direi forse un po' troppo scriteriato. Siamo con il direttore sportivo dell'Alma Roberto Canestrari e
direi continua il bel gioco qui al Mancini, continuano a divertirsi i tifosi, continuano a divertirsi un po' meno i tifosi avversari e la squadra avversaria. Sì, sì, direi di sì, è stata una partita divertente come credo un pochino tutte le altre, e questo è il nostro scopo, far divertire, avvicinare sempre di più tifosi sportivi, come anche oggi oltretutto magari c'è stato un bel numero di persone, bel numero di tifosi, bel tifo solito magari dei nostri sostenitori che sostengono sempre questa squadra in maniera invidiabile, perciò direi che tutto molto bene, è stata una partita comunque divertente, grande dimostrazione di forza, 5 gol, perciò direi che meglio di così non poteva andare. Un Alma che continua con i propri tenori, con Gucci, con Borelli, con Sivilla, anche oggi sugli scudi, ma ha colpito anche comunque la facilità di adattamento agli schemi di mister Marco Alessandrini, di Favo, di Marconi e anche di Fassapella, che io sto vedendo in netto miglioramento. Sì, sono d'accordo, a parte i tre, che questi sono una garanzia assoluta, anche oggi l'hanno dimostrato, e direi che poi sta crescendo un pochino tutto il resto, i nomi che hai fatto, appunto, io direi che tutti i miei, oltretutto è da tanto tempo che non gioca, per lui era quasi un debutto, perciò insomma complimenti a me, perché poi si è comportato benissimo, i giovani benissimo, Marconi, Favo, insomma benissimo. Falsaperla, appunto, insomma volevo dirti che Falsaperla è tanto tempo che è fermo, no? Sono 4-5 mesi che è fermo, ha bisogno di tempo, è un ragazzo talentuoso, un ragazzo di grande talento, ricordiamoci l'anno scorso magari Borrelli quanta fatica ha fatto prima di diventare un giocatore, quel giocatore che è, perciò dobbiamo dargli tempo, è un giocatore che ha qualità, perciò le qualità non possono non emergere.